Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale dal vostro The Batman, il Cavaliere Oscuro di YouTube, per questo nuovo gameplay di Immortal Phoenix Rising. Dopo tante fatiche siamo riusciti a recuperare anche la terza essenza del terzo Deo, ovvero Athena, e adesso andiamo a portargliela. Saggia Athena, dei e mortali saranno una cosa sola. Con il tuo consiglio ci condurrai tutti. Phoenix, sono tornata. Certo, avresti potuto metterci un po' meno, però. E quelle ali sono pericolosissime. I progetti di Dedalo sono scadenti e approssimativi. E a proposito di cose scadenti e approssimative, tu, Hermes... Ed eccola che comincia. Ha sempre qualcosa da dire. Ehi, Athena! Sono felice che tu sia tornata. Però, magari... Sì. Magari ora ti diventi un po' più giudiziosa con tutti questi giudizi. Sai, io ti ammiro davvero molto. Sei critica, ma anche saggia. Il più delle volte. Grazie, Phoenix. Insieme ripartiremo con un nuovo saggio piano. Ma possiamo ancora prendere a pugni Tifone, giusto? Phoenix imparò che giudicare, essere critici, anche testardi, non è sempre un difetto. Può anche dare la sicurezza di rifiutare un consiglio sbagliato. Magari avrei dovuto dare ascolto ad Athena più spesso, invece di provare ad avere sempre ragione. Forse anche il grande Zeus può sbagliare dopo tutto. No, non sto dicendo questo. Le mie decisioni sono tutte grandiose. Tu mi hai incatenato a una rocca. Ho un'aquila che mi divora il fegato ogni singolo giorno. Lo so. Corruzione di Tifone erano potenti, ma Phoenix era riuscito a sfuggire alle sue grinfie per il momento.
Ai piedi della grande statua c'era una grossa incudine. Non era bella, ma grazie a essa molte meraviglie potevano prendere forma. Ed ecco lì le pinze di Efesto, che il dio immergeva tra le fiamme più roventi e le acque più gelide. Immergeva! Solo così poteva dare forma alle creazioni più mirabili. Cosa? Sai che tutti gli scherzi che attira... Perché, hai capito, tutto il suo aspetto, perché lui... Sì! Hai finito? Sì! Sì! Finalmente, dopo una faticosa arrampicata, Phoenix raggiunse il martello di Efesto. Scusa, scusa, la smetto! Ah, le terre della fucina. I tanti laboratori. I picchi svettanti. Stiamo facendo una visita guidata? Le antiche creazioni spazzate via dall'insaziabile fame di distruzione di Tifone. Oh! Là sotto c'era qualcuno vivo, attivo e a quanto pare felice. Di sicuro non è Efesto, allora quel codardo piagnucolone non ha mai sorriso un giorno in vita sua. Hai sentito almeno una parola della sua storia? Le cose sono cambiate. La statua del maestro della fucina torreggiava su una terra brulla, piena di polvere e detriti. Cosa nascondeva sotto il suo sguardo benevolo? Indaga sui rumori e andiamo.
bel sorriso felice qui. Splendido. Che fai? Niente. Niente. Beh, qualcosa. Una cosa. Io sono Phoenix. Chi o cosa sei? Sta parlando con me. Va bene, ci eravamo preparati, niente panico. Chi o cosa siamo? Siamo quello che facciamo. Sto facendo arte, quindi sono ovviamente una sorta di artista. Tu stai apprezzando quell'arte, quindi sei un estimatore? Sono un guerriero, o meglio, il fratello di un guerriero. Sono quasi un guerriero. Comunque, sono qui per fermare Tifone. In effetti non sembri avere una grande esperienza di arte, senza offesa. Ma magari questo ti farà cambiare idea. Una scatola? Cosa? No, quella è del mio ultimo periodo. L'ho firmata comunque. Puoi tenerla, non serve ringraziarmi. Non capisco. Sei uno scultore. Ho scalato la tua statua. Sei Efesto, giusto? Oh, che emozione conoscerti di persona! Dunque, quello no. Bene, va bene. Benissimo, ma ne ho altri. Dobbiamo trovare la tua essenza, così potremo sconfiggere Tifone. Sai dov'è? No? Confusione o estasi? Sei in estasi? È solo il mio viso. Come puoi fare arte in un momento del genere? Non sai che cosa sta succedendo? Credo si possa dire di no. Tifone, tutti si sono trasformati in pietra. Gli dei hanno perso le loro essenze. Ci sono malefici mostri ovunque, è la fine del mondo. Davvero non ricordi nulla? A che serve il passato quando plasmi il futuro? Sarebbe più facile plasmare il futuro con le mani. Te le ha portate via Tifone, immagino. Te le ha strappate dalle braccia. Ti ha torturato. Qualcosa del genere. Devi darti una calmata con questo Tifone. Supera questa storia. E no, le mie mani si erano stufate di fare arte e se ne sono andate. Non possono essere lontano. E chi lo sa? Magari, se le recupero, ti rinfrescheranno la memoria. Mi applaudirai al mio ritorno. Potrei scolpire un albero con i suoi amichetti. Gli alberi hanno amici? Nelle viscere della caverna, Phoenix trovò un santuario di Afrodite, realizzato con amore. Conosci il detto? Colore somiglia a dolore.
Questo posto sembra un campo di battaglia o un cimitero. Utile. In mezzo alle macerie lasciate dall'assalto di Tifone accanto all'ingresso, Phoenix notò quella che sembrava la mano di un automa. Presa! Automa smemorato! Sono un artista. È quello che ho detto. Guarda, ho trovato le tue mani. Che solerzia, estimatore ossessionato da Tifone. Sei pieno di sorprese. Sta fermo mentre provo a... No! Cos'era? Non lo so. Non ricordi ancora nulla? No, beh, forse qualcosa. Lavoravo lì. Una perla in acque agitate.
accesi i fuochi della fucina, convinto una giovane saggia creatura un pizzico di astuzia. Accesi i fuochi della fucina. Accesi i fuochi della fucina! La tua fucina fa parte della profezia! Ah, deve essere la risposta! Devi ricordare! La fucina! Quella cosa brillante e benedetta che è appena uscita dalle tue mani! Tu sei un dio! Adulatore, anche tu sei fantastico! No! Un vero dio! A casa ho raccontato decine di storie su di te! Miti, leggende, dei, mostri, tutto! Tu sei Efesto, il dio della fucina! Ricordi? Ho sempre pensato che il mio nome fosse Jerry o Paul. Non funziona. Per trovare la tua essenza dobbiamo farti tornare la memoria. Pensa, ti prego, come si attiva la fucina? Due prese d'aria incanalano l'aria verso le quattro fornaci a carbone. Bisogna raffreddare un complesso di canali con acqua fredda tramite ruote idrauliche fino alla sommità. La combustione centrale è controllata attraverso due meccanismi nel cuore della fucina. Come fai a saperlo? Che cosa? Lascia perdere. Liberare le prese d'aria, accendere il fuoco, sbloccare le ruote idrauliche. Poi qualcosa a proposito dei meccanismi. Resta qui e non far andare quelle mani da nessuna parte. Invece di dipingere sopra un vaso che contiene frutta, perché non dipingere un vaso che contiene frutta? Quindi abbiamo scoperto che il dio Efesto è stato trasformato in una specie di automa, ovvero una specie di robot, e ovviamente per poterlo far tornare a un dio dobbiamo accendere le sue fucine dove creava le sue meravigliose armi. Bene, per il momento ragazzi io direi che mi fermo qui per questo nuovo gameplay di Immortal Phoenix Rising, perciò come sempre ragazzi, se vi è piaciuto questo nuovo gameplay, mi raccomando, lasciate un like, mettete un bel mi piace, naturalmente ragazzi continuate a supportare il nostro canale continuando a seguirci, iscrivendovi adesso. A presto per un nuovo video. Ciao, a presto.